il quotidiano Unità, rubriche che per la verità io tengo dal 2002, soltanto che nel 2002 c'era un altro governo, noi ci permettevamo di chiamarlo a regime, quel governo, siamo stati zittiti da destra e da sinistra da chi diceva che quello non era un regime, poi credo che quello che sta emergendo in questi giorni sulla gestione dell'ordine pubblico, diciamo così, a manganellate al G8 di Genova e sull'abuso dei servizi di sicurezza militari per spiare magistrati, giornalisti e politici di opposizione, indichi chiaramente che quello non era un governo ma era un regime. E quando poi quel regime fortunatamente è caduto, la rubrica ha cambiato nome, perché prima si chiamava Bananas in onore appunto di quel che di vagamente sudamericano che contraddistingueva quel regime, e ha cambiato nome in, diciamo in sintonia con il casino che ne è nato dopo, con questa specie di armata Brancaleone che si chiama, per un'ironia delle parole, Unione, che in realtà diciamo che ha tutto fuorché dell'Unione, e quindi sulla falsariga di un film di Blake Edwards con Peter Seller, Hollywood Party, che è appunto una commedia su un grandissimo casino, la rubrica ha preso il nome di Hollywood Party, e quindi con questa... Con questo libro c'è un po' la storia giorno per giorno del primo anno del centro-sinistra al potere, e quindi del periodo che va dal maggio dell'anno scorso al maggio di quest'anno, quando appunto il libro è uscito. Naturalmente chi ha votato per questo centro-sinistra avrebbe, si aspettava forse qualcosa di meglio di quello che poi è venuto. Nel libro non è che ci siano molti complimenti a questo governo di centro-sinistra, ci sono molti sfottò e molte prese in giro e anche diciamo, molte critiche per i tradimenti rispetto alle attese degli elettori, rispetto alle promesse che erano state fatte agli italiani e che sono state regolarmente disattese. E quindi c'è un po' l'Italia che vediamo oggi, insomma, spaccata in due, dove, come forse qualcuno aveva previsto, non bastava cambiare il nome o la faccia al Presidente del Consiglio per cambiare il Paese, per cambiare il clima generale. Forse ci stiamo accorgendo molto più oggi rispetto a un anno fa, che il berlusconismo ormai travalica i confini della Casa delle Libertà e che sopravvive allo stesso governo Berlusconi. C'è una forma di berlusconismo extramenia, fuori le mura, che prosegue anche dopo il governo Berlusconi e che non basta cambiare qualche faccia per cancellare o spuntare di personaggi improbabili ma molto italiani, come quelli che stanno sulle prime pagine dei giornali: Corona, Lele Mora, Briatore, l'ultimo è Fiorani nella sua veste Costa Smeralda, Fiorani che si propone per un programma televisivo in difesa dei consumatori, cioè che chiede alla RAI di fare un programma per insegnare alla gente come difendersi dalle truffe bancarie, dall'alto della sua esperienza in materia. È abbastanza indicativo, esattamente come è indicativo il fatto che ci sia un signore reduce dalle patrie galere che lancia patate dal suo balcone e che inspiegabilmente trova sempre qualcuno sotto il balcone pronto a raccogliere quelle mutande, anzi c'è gente che va lì nella speranza che lui lanci le mutande, possibilmente sporche. Penso che il lancio delle mutande sporche con un nugolo di persone che non vedono l'ora di portarsene a casa un esemplare sia il migliore emblema del paese nel quale viviamo e del paese che ci ha lasciato Berlusconi. Paese che forse non ha creato Berlusconi, forse Berlusconi l'ha trovato già un po' così e lo ha ulteriormente peggiorato.
senso che ci sono dei salti, nel senso che Berlusconi ha avuto la grande capacità di capire che cos'è l'Italia e di nobilitare e sdoganare pubblicamente ciò che prima molti facevano di nascosto. Molti dicono che Berlusconi rappresenta l'Italia dei film di Alberto Sordi. In realtà Alberto Sordi faceva le cose, rappresentava un italiano che furbescamente e anche un po' maldestramente cercava di arrangiarsi, ma sempre un po' vergognandosi di quello che faceva. Mentre la novità da Berlusconi in poi è che quelle cose che prima si facevano di nascosto e un po' vergognandosi, adesso si possono fare tranquillamente alla luce del sole, anche rivendicando la giustezza di quei comportamenti. Quando uno evadeva le tasse prima cercava di nascondersi perché il disvalore dell'evasione fiscale comunque rimaneva almeno sulla carta. Da quando Berlusconi ha elogiato l'evasione fiscale alla festa nazionale della Guardia di Finanza, proclamando che l'evasione fiscale è un diritto dei cittadini ed è quasi, come dire, una pulsione naturale che sta nel cuore degli uomini, queste sono state le sue frasi ai finanzieri che in teoria avrebbero l'incarico di combattere la Guardia di Finanza, di combattere l'evasione fiscale e non di santificarla, beh, in quel preciso istante milioni di evasori fiscali sono usciti dalle catacombe, dalla clandestinità, e hanno cominciato a dire vai, finalmente si evade con orgoglio, non è nato l'orgoglio evasore fiscale, dopo l'orgoglio gay, eccetera, abbiamo l'orgoglio dell'evasione fiscale. E a tutto questo è stato dato proprio una veste ufficiale, ideologica, teorica, se voi, non me lo auguro, ma insomma se vi capitasse di leggere il foglio di Giuliano Ferrara o di vedere la trasmissione televisiva che fa il paio con il giornale, 8:30, vi rendete conto che Giuliano Ferrara ha avuto in questi anni il compito di nobilitare la merda, cioè lui proprio sul suo giornale, nella sua trasmissione televisiva, ha il compito tutti i giorni di spiegare agli italiani che più fanno schifo e più si devono esaltare e vantare dello schifo che fanno. Lo slogan è viva la merda è buona, questo è il... Se prima qualcuno mangiando merda faceva la faccia un po' così schifata, adesso invece deve fare proprio come se mangiasse la sacher, la stessa cosa. E questa è la novità, che naturalmente per tornare indietro rispetto a questa campagna martellante di nobilitazione e di santificazione del peggio, ci vorrebbe uno sforzo culturale spaventoso, enorme, bisognerebbe mettersi d'impegno per deberlusconizzare l'Italia, intanto dal punto di vista dell'educazione civica, e invece la tentazione è stata in questi anni di assecondare, e anzi l'idea di poter vincere le elezioni berlusconizzando un po' anche la sinistra. Quella che noi abbiamo oggi è un centro-sinistra di fatto berlusconizzato, centro-sinistra che sotto sotto, parlo dei suoi leader, non parlo dei suoi elettori che sono molto meglio dei leader, ma alcuni leader del centro-sinistra sotto sotto sono convinti che Berlusconi sia molto più moderno e molto più avanti di loro e che quindi per sconfiggerlo bisogna rincorrerlo e inseguirlo sullo stesso terreno. E questo spiega, secondo me, la ragione per cui molti cittadini hanno vissuto come una violenza inaccettabile le leggi vergogna, il conflitto di interesse, il monopolio televisivo, il dominio assoluto sull'informazione, la guerra, tutto quello che abbiamo visto in questi anni, gli insulti continui alla Costituzione, alle autorità indipendenti, alla magistratura, mentre invece nel ceto politico questa violenza non la si è avvertita, il ceto politico si è praticamente omologato e uniformato in una forma di berlusconismo magari un po' più temperato, un po' più moderato,
dal quale però nessuno è in grado di uscire. E se voi leggete le cronache dei giornali di questi giorni, nel momento in cui Berlusconi è ormai tornato ad essere, dopo meno di un anno, padrone assoluto dell'Italia, con un consenso strabordante, se si votasse domani mattina avrebbe 15-18 punti di vantaggio rispetto all'attuale maggioranza, c'è una continua predicazione da parte dei leader del centro-sinistra sul fatto che ormai Berlusconi è morto, che l'antiberlusconismo non ha più nessun valore e che anzi bisogna mettersi d'accordo con lui per fare le riforme. Proprio ieri mattina sul giornale di Berlusconi il braccio destro di Massimo D'Alema, cioè Nicola Latorre, quello che telefonava a Ricucci e veniva intercettato, ha proprio ufficializzato la sua posizione, che è quella che bisogna mettersi d'accordo con Berlusconi. Questa è stata la sua idea. Naturalmente se tutto ciò fosse nuovo potremmo dire si sbagliano, c'è un equivoco, c'è un fraintendimento, non hanno capito bene. Il problema è che questa cosa si sta ripetendo per la terza volta. È la terza volta che Berlusconi viene dato per morto ed è la terza volta che Berlusconi risorge proprio grazie alla inesistenza culturale e politica dei suoi avversari. È caduto nel 94 quando Bossi ha rovesciato il suo governo e l'hanno rimesso in piedi. È caduto nel 96 quando Prodi ha vinto le elezioni e con la bicamerale l'hanno rimesso in piedi un'altra volta, proprio facendogli la respirazione bocca a bocca, il flebo per rimetterlo in piedi, e dopo la sconfitta elettorale dell'anno scorso ha impiegato pochissimi mesi a rimettersi in sesto. E se oggi guardate il panorama dell'informazione vi rendete conto che praticamente in Italia si può parlare soltanto delle cose che lui vuole vengano dette e non si può parlare delle cose di cui lui non vuole che si parli. Proprio prima di venire qua ho scritto la mia rubrica per l'Unità di domani e ho fatto un parallelo fra la asimmetria assoluta che c'è nel momento in cui Berlusconi viene coinvolto in un'indagine giudiziaria e nel momento in cui Prodi viene coinvolto in un'indagine giudiziaria. Voi sapete che Prodi la settimana scorsa è stato iscritto sul registro degli indagati della Procura di Catanzaro a proposito di un'indagine su una serie di truffe fatte da uomini, alcuni dei quali fanno parte dell'entourage di Prodi, personaggi che lucravano fondi europei per progetti inesistenti. Questa delle truffe all'Europa è una delle industrie più fiorenti in Calabria, in alcune regioni del sud dove non esiste impresa e l'unica impresa è quella assistita o dalla regione o dal governo o dall'Europa. Si mettono in piedi società che fanno formazione professionale o dicono di fare formazione professionale, progetti informatici o dicono di fare progetti informatici, si incassano i soldi e poi si chiude dopo aver assunto una serie di persone con criteri puramente lottizzatori clientelari. Questa cosa sono accusati di avere fatto alcuni esponenti della Compagnia delle Opere, alcuni mediatori d'affari, un paio dei quali lavorano nell'entourage di Romano Prodi e sono sospettati anche di far parte di una loggia occulta a San Marino. Perché è stato iscritto Prodi? Perché da questa indagine emergono telefonate di questi tizi su alcune utenze che risultano essere riferibili a Prodi o al suo giro. Per avere i tabulati di queste telefonate e capire chi telefonava a chi, bisogna chiedere il permesso al Parlamento e per questa ragione i magistrati hanno dovuto iscrivere Prodi per sapere chi telefonava e chi riceveva telefonate su quelle utenze tra virgolette sospette. Quindi al momento si sa che Prodi ha fatto delle telefonate con dei telefoni, punto e basta. Naturalmente è giusto che si sappia che è indagato, è giusto che si sappia perché è indagato, è giusto che Prodi risponda sul merito, cioè che uso veniva fatto di quei telefoni.
Secondo me sarebbe anche giusto che facesse un po' di remolisti nel suo entourage, perché mi pare evidente che c'erano alcuni suoi collaboratori che, spendendo il suo nome, facevano affari. Non sappiamo se leciti o illeciti, ma comunque già basterebbe, avanzerebbe per tagliare questi rami in tempo utile. Ma al di là di questo, in questo preciso istante, questa è la situazione. Chi ha rivelato l'iscrizione di Prodi sul registro degli indagati? Il sito di Panorama. Di chi è Panorama? Di Berlusconi. Combinazione, il sito di Panorama ha rivelato la notizia proprio nel giorno in cui la Cassazione confermava la sentenza definitiva di condanna a carico di Cesare Previti, gli altri due avvocati della Fininvest e di un giudice di Roma, per avere comprato la sentenza Mondadori. Quindi la Cassazione venerdì scorso ha stabilito che la Mondadori passò da De Benedetti a Berlusconi nel 1991 in virtù di una sentenza comprata da Previti con soldi della Fininvest. Stiamo parlando quindi di un signore che da 17 anni possiede una casa editrice che non è sua, ma che lui ha rubato a un suo concorrente, facendo corrompere un giudice dal suo avvocato, essendo poi uscito da quel processo per prescrizione del reato, non per innocenza, per prescrizione del reato. Quindi, detto in soldoni, Panorama non dovrebbe essere di Berlusconi. Da 17 anni appartiene a Berlusconi, mentre è di qualcun altro che si chiama De Benedetti, che è il legittimo proprietario derubato. Lo stesso vale per la casa editrice Mondadori Libri, lo stesso vale per tutti i settimanali e i mensili del gruppo Mondadori, lo stesso valeva per il settimanale Epoca, prima che fallisse e venisse chiuso. Naturalmente Panorama ha fatto il suo lavoro, ha dato una notizia che pare che sia vera, quindi ha fatto benissimo a raccontare agli italiani che Prodi è indagato. Va però detto che quella notizia è coperta da segreto investigativo. Quella notizia non potrebbe essere pubblicata perché le iscrizioni sul registro degli indagati sono segrete. Se un giornalista le viene a sapere fa benissimo a raccontarle, ma quella è una violazione del segreto investigativo. Perché dico questo? Perché da 13 anni, cioè dal 94, visto era l'argomento dell'articolo che ho scritto prima, ci rompono le palle col fatto che Berlusconi nel 94 fu rovesciato nel suo primo governo da un colpo di Stato delle toghe rosse milanesi che, violando il segreto istruttorio, comunicarono al Corriere della Sera la notizia un avviso di garanzia a Berlusconi, colpendolo politicamente proprio nel momento in cui presiedeva una convention sulla criminalità mondiale a Napoli. Ecco, non è vero che quella fosse una notizia segreta, non è vero che quello fosse un segreto violato, per la semplice ragione che le iscrizioni sul registro degli indagati sono segrete, mentre gli inviti a comparire non sono segreti. Quando l'indagato riceve un atto dalla magistratura, quell'atto in quel preciso istante smette di essere segreto, quindi se ne può parlare se lo si viene a sapere. Quindi quello che Berlusconi lamenta da 13 anni per sé lo ha fatto un suo giornale l'altra settimana su Prodi. Soltanto che da 13 anni si parla della famosa violazione del segreto che non esiste carico di Berlusconi, mentre da una settimana non si parla affatto della violazione del segreto che esiste a carico di Prodi e che è stata realizzata dal sito di un giornale che appartiene al suo concorrente, mentre il Corriere della Sera non appartiene a Prodi, il Corriere della Sera appartiene a una ventina di soci riuniti in un patto di sindacato. Se poi uno va a vedere quali erano i fatti contenuti nell'indagine del 94 e quali sono i fatti contenuti nell'indagine su Prodi, si rende conto della enorme sproporzione del rilievo che ha avuto questa notizia. E ripeto, è un fatto tecnico, l'iscrizione di Prodi, finalizzato a vedere che uso è stato fatto di quei telefonini, mentre quando Berlusconi ricevette l'invito a comparire non era un fatto tecnico, si rendeva urgentissimo un interrogatorio di Berlusconi perché i magistrati di Milano avevano appena scoperto una cosa gravissima, e cioè che il gruppo Fininvest aveva pagato quattro tangenti alla Guardia di Finanza
perché i finanzieri non vedessero le evasioni fiscali che venivano commesse da varie società del gruppo Fininvest. B. E quando erano emerse quelle tangenti, uno degli avvocati della Fininvest, l'avvocato Massimo Maria Berruti, già ufficiale della Guardia di Finanza, poi passato a lavorare con il gruppo Berlusconi, si era dato da fare per inquinare le indagini, facendo sapere agli ufficiali che avevano preso le mazzette dalla Fininvest che dovevano stare zitti e che se fossero stati zitti sarebbero stati ricompensati dal governo presieduto da Berlusconi. E dove era andato un minuto prima di iniziare l'operazione di depistaggio delle indagini della Guardia di Finanza, l'avvocato Berruti? Era andato a Palazzo Chigi a parlare con Berlusconi. Risultava da un pass di Palazzo Chigi che l'8 giugno del 94 Berruti era andato alla Presidenza del Consiglio e nel cartoncino di accredito c'era scritto: avvocato Berruti chiede di conferire con il Presidente del Consiglio. Era salito, aveva parlato con Berlusconi, all'uscita da quel colloquio, dal suo telefonino, emergeva la prima telefonata proprio dalla piazza di Palazzo Chigi, la prima telefonata nella quale l'avvocato Berruti telefonava a un ex commilitone per raccomandargli di mettere il silenziatore a tutti quelli che avevano preso le tangenti dal gruppo Fininvest. Questa è la ragione per cui Berlusconi doveva essere interrogato, per vedere, di chiedere a lui e contemporaneamente a Berruti se quell'incontro c'era stato, di che cosa avevano parlato, e quindi l'interrogatore doveva venire subito, prima che si venisse a sapere che erano stati scoperti i pass e i tabulati telefonici che mettevano in rilievo quell'incontro con il depistaggio. Dovevano essere sentiti entrambi in contemporanea per vedere se davano la stessa versione o se si contraddicevano.